Mister, ne abbiamo due questa sera dopo questo derby strepitoso. Innanzitutto vi do il benvenuto ai microfoni di Nero Verde Channel. È la prima volta in conferenza stampa questa stagione, la prima volta dopo un successo meritato per la Castellanzese. Io partirei da Angelo Castelli chiedendogli cosa ha fatto la differenza oggi nel derby con il Legnano. Allora, buonasera a tutti. Allora, cosa ha fatto la differenza? La testa? Sostanzialmente, vabbè, è un derby, quindi i ragazzi già di loro si sono autopreparati. Poi, grazie a noi, probabilmente, che li abbiamo tenuti sul pezzo tutta la settimana, abbiamo sottolineato l'importanza di questa partita dopo la partita di domenica scorsa, dove la testa lì a un certo punto si è spenta e si sono visti i risultati. Oggi il contrario, la testa si è accesa subito, si è mantenuta e alla fine siamo riusciti a fare una bella partita, una bella prestazione e il risultato parla chiaro. Ecco, oggi tra gli altri non si è visto solamente chi ha segnato, ma c'è una menzione speciale anche per Daniele Indelicato che ha vinto sia il derby con la Juniores e poi è venuto in prima squadra, ha giocato titolare e ha vinto anche questo derby. Angelo, ti chiedo quanto è importante avere un trittico di portieri così preparati come Indelicato, Porro che è l'ultimo arrivato solo in ordine cronologico e Sì. anche Matteo Cirenei che stiamo aspettando per il rientro in campo. È buono perché c'è una concorrenza sana. Allora, diciamo, Porro è appena arrivato, si sta integrando, quindi piano piano lo integriamo bene nel gruppo. Per quanto riguarda Cirenei e Delicato, si sono integrati bene, si aiutano, lavorano per migliorarsi uno con l'altro. Poi vabbè, la sfortuna è che Cirenei si è fatto male un 15 giorni fa alla spalla in allenamento. Oggi abbiamo fatto giocare il ragazzino, ha dato tutto quello che sa fare e ha dimostrato di essere preparato, nonostante può crescere ancora tanto, tanto, tanto. Ricordiamo che non ha mai fatto categoria, quindi è qua da 2 mesi, Gigi, 2 mesi che si sta impegnando tantissimo, si è messo a disposizione perché in teoria lui dovrebbe essere il terzo portiere, gioca con la Juniores. Oggi gli è stato richiesto di fare il possibile per quanto possa fare, l'ha fatto, direi bene, direi molto Ecco, bene. chiedo a Mister Asnaghi quanto è importante appunto questo, avere appunto anche dei portieri che sono giovani, ma sembra che giocano in questa categoria veramente da tanto tempo. Quanto questo è la cartina di tornasole di una squadra che ha compreso veramente cosa vuol dire giocare in Serie D e sta dimostrando di poterlo fare sempre di più. Direi che è fondamentale. Prima della partita, parlando con Indelicato, gli ho chiesto: ma stai tranquillo, non preoccuparti più di tanto. E lui mi ha dato una risposta che mi aspettavo da lui: ma io sono tranquillo, so di aver fatto bene in questo periodo e oggi farò una buona partita. Io direi che va sottolineato il fatto che lui, al di là della sua giovane età, già da tempo, perché non è successo solo oggi, quando veramente ha fatto una parata che vale un gol, perché sul 3-1 lui ha fatto un intervento che da un punto di vista psicologico poteva veramente cambiare la partita. Lui è stato veramente bravo in quel momento lì, dimostrando di essere, pur avendo appunto una giovane età, un ragazzo pronto. Per quanto riguarda il resto, io già altre volte ti avevo detto che sono sorpreso da come questi ragazzi lavorano durante la settimana. Io ho tanta esperienza nel calcio e ti posso dire che è uno dei gruppi che lavora con più intensità. E se è vero, e questo alla fine poi è vero, che il lavoro paga, non è semplicemente una frase detta, noi possiamo fare un bel campionato, perché durante la settimana la squadra lavora sempre con grande intensità, con serenità, questo è importante, e poi alla fine paga. Oggi è stata fatta, al di là del risultato, veramente una prestazione importante dopo una sconfitta che poteva lasciare dei segni anche dal punto di vista psicologico. Ecco, vuol dire che la squadra ha recuperato anche dal punto di vista mentale, forse soprattutto. Passiamo all'attacco, sempre con Mister Asnaghi. La settimana scorsa avevamo un rientrante che era
Roberto Colombo è stato in forse per tutta la settimana a livello fisico, perché rientrare e affrontare un derby non è, certo, non è assolutamente una cosa facile, ma possiamo dire che l'ha affrontato nel migliore dei modi, non solo con i gol che ha fatto. Sono particolarmente contento per il fatto che Colombo abbia fatto 3 gol, però ti dico che è stato premiato il lavoro che prima il nostro fisioterapista Fabio Galimberti e poi io sul campo, ma con tutta la squadra abbiamo fatto, cioè è stata premiata la nostra filosofia di lavoro nei confronti di chi recupera, cioè uno deve lavorare prima di rientrare con la squadra, perché almeno quando va in campo si ha la certezza che può dare qualcosa, e oggi lui, che praticamente rientrava dopo un'assenza abbastanza prolungata, ha fatto veramente una gran partita, e non è il caso, mi si deve dire grazie, perché lui in questo periodo ha capito che ci doveva impegnare e quindi le cose sono andate bene, ecco. Ecco, per concludere chiedo ad entrambi quanto è importante avere lo stesso livello di affiatamento sia nell'undici che scende in campo, sia nel trittico dello staff tecnico che è guidato da mister Mazzolini, che oggi era, come nello scorso derby, era squalificato, ma si sentiva comunque la sua presenza insieme a voi che eravate in panchina. Quanto è importante questo secondo voi? Parto io. Allora, vai. Io l'avevo detto forse uno dei primi giorni che ci siamo visti all'intervista con te, ho detto secondo me se il gruppo, parlo dello staff, si trova bene, è unito, si trova concorde sul lavoro che fa, lo trasmette alla squadra, che è un gruppo fantastico secondo me, e il resto viene da solo, perché io mi trovo bene sia col mister che col prof, si confronta tutti i giorni, esatto, più volte al giorno, i risultati sono questi. Diciamo che ci unisce un modo di pensare il calcio, che è molto simile tra di noi, cioè noi siamo, io l'ho trattato questo e te l'ho detto anche la prima intervista che mi hai fatto, siamo in Serie D, ma secondo me c'è un livello di professionalità estremamente elevato, e questo viene capito ed apprezzato dai giocatori, si rendono conto che noi diamo tanto perché siamo così, perché ci unisce una storia che viene da lontano. Io conosco Mazzolini, è stato il mio giocatore 20 anni fa, per cui io quest'anno quando ho fatto la scelta di venire, cioè quando Chile mi ha proposto di poter venire alla Castellazzese, io ero felice, perché so che se andavo a lavorare, e non conoscevo ancora Angelo che è esattamente come noi, andavo a lavorare con delle persone con cui era bello lavorare, e tu quando vai a lavorare con delle persone con cui ti trovi bene, al di là di tutto i risultati si ottengono, cioè noi veniamo al campo anche quando abbiamo perso, martedì siamo venuti al campo, eravamo, si può dire, sereni, cioè coscienti di aver fatto una brutta prova, però coscienti anche del fatto che abbiamo intrapreso e stiamo continuando una strada che ha dei contenuti, cioè non andiamo a caso. Seguiamo una programmazione che ha un suo significato e che alla fine comunque ti premia. Bene, questo vuol dire giocare in Serie D, e solo così si possono raggiungere risultati come questo. Vi faccio grandissimi complimenti e un in bocca al lupo per il futuro di questa stagione, sperando di portarla a termine. Grazie. Grazie.